Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di pilette. Per intenderci, quell'aggeggio dove ci va il tappo nel nostro lavabo e nel nostro bidet. Perché dovremmo sostituire la piletta? Beh, i motivi sono principalmente due. O la piletta è vecchia e dentro sapete che c'è una roba orribile come quella che ho trovato io. Oppure abbiamo spaccato il lavabo o il bidet, cosa che succede, e quindi, visto che ci siamo, cambiamo tutto e mettiamo tutto nuovo. Oggi vedremo come possiamo farlo in autonomia senza chiamare un idraulico, e questo ci farà risparmiare veramente dei soldini. Ci sono diversi tipi di pilette, principalmente sono due. Oggi le vedremo tutte e due, perché io, per farvi piacere e per mostrarvelo nella maniera più completa, ho tolto la mia, che è un modello, e messa quella di un altro modello, in modo che possiate avere una visione completa della situazione. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene, signori, cominciamo subito dalle pilette più diffuse all'interno delle case degli italiani, quella che hanno questa simpatica asticella che va su e giù per chiudere e aprire il tappo. Eccola qua, quella che vediamo dietro il nostro miscelatore. Per smontare questa piletta la prima cosa che dobbiamo fare è ovviamente togliere questa asticella. Quindi svitiamo la vite, che vi sto mostrando adesso, che è dall'altro lato, voi non la vedete, così riusciamo ad avere un po' di gioco per togliere questa asticella. Questa è la prima operazione che dobbiamo fare per smontare la piletta. Passiamo alla parte superiore. Dobbiamo avere questo attrezzo. Un attrezzo che non costa neanche poco. È un attrezzo che, come vedete, è fatto in maniera particolare proprio per svitare le pilette. Come funziona? Inseriamo la nostra chiave all'interno della piletta stessa e andiamo a cercare i fori in cui si vanno a bloccare quei dentelli di metallo di ottone che avete visto. Eccolo qua, vedete più o meno a metà della piletta troverete i denti. Fate un po' di forza, comunque adesso ve li mostro appena li tiro fuori. Fate un po' di forza e riuscirete a svitare la parte superiore della piletta stessa. Un po' di giri ed eccola qua. Avete visto? Ci sono quattro buchi. Qua spuntano anche i denti in ottone. Quindi voi dovete riuscire a trovare quelli per svitare la parte superiore della piletta. Le pilette di una certa età sono tutte fatte così. Bisogna per forza avere questa chiave per svitarle, se no veramente diventa un problema. Io comunque vi lascio anche il link della chiave in descrizione, così se la volete acquistare potete acquistarlo. Passiamo ora alla parte inferiore della piletta stessa. Qua, come vedete, io ho messo del nastro attorno alla chiave perché non volevo rovinare il mio tubo di scarico. Come vedete sto facendo un po' di fatica perché il calcare ha reso l'operazione molto difficile. Ho dovuto usare un pochettino di WD-40, ma alla fine sono riuscito a sfilare la piletta vecchia. Tra l'altro adesso vedrete che nel fare troppa forza l'ho proprio distrutta. Ma va bene, tanto era da buttare. Guarda, ho fatto un buco con la chiave. Non importa. Tanto è tutto da buttare. Mentre che voi vedete la munnizza che esce fuori da qui, vi dico che questa è la piletta classica, quella che c'è in quasi tutte le case degli italiani, ma negli ultimi anni sono venute in auge molte altri tipi di piletta che hanno un meccanismo che viene chiamato meccanismo click-clack, perché fanno click-clack e si chiudono senza bisogno di utilizzare quell'asticella, che così non va neanche montata, è anche molto molto più comodo. Ora, visto che ci siamo, ve la mostro così vi faccio vedere com'è fatta questa piletta. Eccola qua, è formata da una parte superiore e una parte inferiore come l'altra, con le sue due guarnizioni, questa bianca va su e quella trasparente va giù. Come vedete fa clic-clac, si chiude, si apre. A differenza dell'altra ha anche questa vite filettata che serve per fissare dall'alto verso il basso la nostra piletta, così non abbiamo bisogno di quella chiave costosa. Quindi partiamo dalla parte inferiore e andiamo ad avvitarla nel nostro scarico.
Quindi mettiamo la nostra guarnizione e passiamo alla parte superiore. Smontiamo la piletta svitandola. Pezzo 1, pezzo 2. E abbiamo accesso al posto dove dobbiamo andare a vitare la nostra vite. Quindi adesso mettiamo la nostra piletta. Ovviamente prima dobbiamo inserirgli la guarnizione. Mettiamo la guarnizione, puliamo tutto bene, mi raccomando, a me sono rimasti dei segni, ma va bene così, l'ho pulita con la candeggina, meglio di così, si muore. Andiamo a unire i due pezzi, superiore e inferiore, con la nostra vite e avvitiamo tutto. Bene signori, quindi avete visto come si montano e si smontano due tipi di piletta. La prima piletta serve la chiave, per la seconda, quelle più moderne, la chiave non serve. Decidete voi quale montare in casa vostra e soprattutto scoprite quella che avete già per capire come smontarla. Ce ne sono di altri modelli, ci sono sempre delle novità in queste cose, comunque più o meno sono tutte uguali. Quelle moderne non sempre serve la chiave, come avete visto. Comunque, se avete dei dubbi, difficoltà, qualsiasi cosa, non esitate a scrivermi qui sotto nei commenti e io sarò lietissimo di darvi una mano per quanto posso. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia stato utile. Mi invito quindi a mettere di nuovo un pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.